dividere la risata con voi. Guardate, guardatela, vai. Buonasera, buonasera. Un artista oggi deve fare un'altra cosa, deve essere attivo nella colonizzazione. Ma te, un artista non è che a te, può essere artista, Eclipse, Narciso, Guacquafello, All Inclusive. L'artista, guarda, ci mette recitazione, vai swing, uguale, uguale, capito? Sì. Ti rendi conto che non so più come tu stai, c'è nel mentre. C'è strano, immaginami io, strappa l'ansia, c'è. Sempre lo stress, tutte queste mozzarelle light. Che. E dai, Ascio, però se tu non ridi. Qualunque artista, non lo so, però se lo fa improvvisa forse viene uguale. No, è masto? No, mamma, me ne sono fatti tanti di quei ragazzi così. Non l'avrei detto. Quindi com'è quando gli tirano quella bici? Hai tolto la testa? Sai che a un semaforo volevo alzarmi, avvicinavo andando e strambalavo sopra questi occhiali. Però sti cazzi e ti quando so veloce. Fabio Celenza! Io avete capito di cosa stavamo parlando? Se non è seguitissimo lui! Io lo rivedrei! Complimenti. Grazie maestro. Sax. Bellissimo. Scusa? Marco Guidolotti. Sì. No. Complimenti davvero Marco. Complimenti Paolo e complimenti a tutti questi grandi professionisti. Io scherzo ovviamente. Allora andiamo avanti con i premi. Sì. E il prossimo premio è per il miglior adattamento. Allora, primo, Pino, se mi permetti, vorrei un po' introdurre, anzi vorrei che tu introducessi il tema dell'adattamento. Esatto. No, nel senso che nella lunga filiera del doppiaggio ci sono varie figure. Allora, abbiamo quella del traduttore. Sono brutte figure brutte. Che si fanno. Brutte ma belle. Allora, traduttore, adattatore, dialoghista e poi c'è il doppiatore, oltre ovviamente al direttore del doppiaggio. Assistente, eccetera. Sì. Ok, ma allora qual è la differenza tra adattatore e doppiatore? Bene, presentiamo il premiatore. Cioè, come non la sai? Beh, sì, io sono uno che si adatta, per cui
Si sono adattati con me anche molti direttori di doppiaggio, per cui anche quello è un adattamento. Perfetto. L'adattamento normalmente... Avete capito? No, lo sanno perfettamente, l'adattamento, cioè prima una bella traduzione, poi questo è un periodo in cui si parla molto del doppiaggio e noi siamo riusciti in questi 10 anni a sdoganarlo finalmente, che non è una cosa che non permette di studiare le lingue ai nostri poveri studenti, ai nostri poveri giovani, ma veicola. È vero. È una traduzione. È diventata davvero un'eccellenza italiana. Qualcuno si riempie la bocca da solo senza creare contraltare, ma mai anche le università hanno sdoganato tutto questo e hanno fatto un plauso a tutto questo, perché dietro un film c'è una buona traduzione, un buon doppiaggio o non un buon doppiaggio, ma non è cattivo, assolutamente. Ma ne parliamo, lo sanno perfettamente che questo vuole essere così, se Shakespeare lo sa in inglese. E ne parliamo anche con chi premierà questo premio, Mario Andrea Ettore, il direttore marketing e comunicazione della SIAE. Chi meglio di lui? Solo dei papparappa. Scusa, ho fatto lo stacchetto. Che sono due, già papparappa, bam. Ci scusi il direttore, ma buonasera, non siamo un po' così. Sì, scusi. Innanzitutto volevo portare i saluti del presidente Filippo Sugar e del direttore generale Gaetano Blandini. Noi come SIAE siamo molto contenti, scusate, siamo molto contenti di essere qui, di aver portato il supporto al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Perché? Che è successo? Sono anche comico, vedi? No, 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 che hanno riso forse del mio corpo. Ah, perfetto. Credo. Questo già da prima, comunque. Volevo sì, anche dire grazie. Che è che dal 1998 che gli adattatori fanno parte della famiglia, sono iscritti della SIAE. No, che si questa senti, è un'altra. No, no, perché fai questo, volevo dirvi che questo punto della. Io credo che il mio amico Massimo Lopez riesca Vabbè, a farlo vai. Meglio tutto questo. Massimo, vieni un attimo, alzati un attimo, prendi il microfono. Lopez, scusami, non. Ecco. Buonasera Massimo. Allora, buonasera. Massimo, meno che con la voce fa ciò che buonasera. Vuole, anche con il corpo. Ma sono contento di essere qua stasera, penso che sia una cosa molto... positiva. Una cosa molto... Iba, che niente si può... così. E io... No. Sono fuori... sì. Almeno 20 fotogrammi fuori. Massimo Lopez. Che bello. Vabbè. No, ma lui veramente, ho avuto la fortuna di condividere lui qualche mese facendo Anno Domini 1000 anni fa. Tu eri Gesù o San Pietro? Tu eri Gesù. E lo facevo con la voce così? Non lo so. Probabilmente era questa la voce. No, forse era l'altro. Probabilmente era questa. No, neanche, era l'altro. Probabilmente buon pranzo. Massimo Lopez, signori!